Ciao a tutti. C'è una cosa che mi ha colpito quando sono venuto a vivere in Russia ed è il fatto che in tante conversazioni private, quando qualcuno era riuscito a comprare un certo oggetto, magari a un buon prezzo, oppure ad avere un certo servizio, o avere certi documenti, eccetera, spesso si chiedeva, anzi sempre si chiede, insomma, e com'è che hai fatto ad avere questa cosa qua? E spesso la risposta era tramite una conoscenza, tramite un conoscente. E voi potete ben immaginare, immagino che avrete la stessa risposta anche voi, emotiva, che questa non mi piaceva. Nel senso che provavo un certo senso di ingiustizia, perché insomma tutti siamo uguali, tutti dobbiamo avere le stesse opportunità, indipendentemente da chi conosci. E poi anche, vabbè, questo non è tanto importante, ma anche un certo senso di arretratezza del paese, perché insomma in un paese moderno, io dopo aver vissuto 10 anni in Finlandia, ero abituato che, per ogni cosa che mi serviva c'era una certa procedura da seguire ed era la stessa per tutte le persone, indipendentemente da chi conoscevi o anche da quanti soldi avevi, almeno all'apparenza, ecco, era così. E da quando invece è scoppiata questa crisi del virus, ho iniziato un po' a riflettere perché sentivo dire qualcuno che criticava la didattica a distanza, dicendo che specialmente per i bambini più piccoli è un po', diciamo, non va così bene perché i bambini piccoli hanno bisogno di socializzare, di abituarsi a parlare con le altre persone, a tessere quelle relazioni che poi nella vita servono. E qui c'è stato il collegamento che ha fatto scattare la molla dentro la mia testa. E in pratica ho cambiato radicalmente la mia posizione su queste conoscenze, diciamo così, sull'importanza di avere, di conoscere le persone, non tanto diciamo, la parte più importante è riuscire a stabilire queste connessioni, queste conoscenze e mantenerle chiaramente. Poi chiaramente c'è chi magari è nato in un ambiente in cui è stato esposto a più conoscenze, quindi ha un vantaggio quasi innato, diciamo, ma secondo me è importantissimo che tutti siano in grado di sviluppare, di tessere, diciamo, queste conoscenze. E quindi il fatto di avere la didattica a distanza, secondo me, alla fine va a produrre una società che, per carità, si può anche dire che è adatta al mondo moderno, nel senso che con l'automatizzazione si può pensare, ecco, che tutti siamo uguali, c'è una procedura per fare qualsiasi cosa, tutti sanno, sarà sempre più facile perché la tecnologia farà in modo che tutto diventi più facile, e quindi tutti riusciranno ad avere quello che gli serve. Beh, in realtà noi sappiamo che non è proprio così, nel senso che tutte queste procedure, tutte queste come dire, sì, tutte queste procedure, ecco, di cui puoi usufruire, sono comunque date, calate dall'alto, dal potere che sia economico, politico, più spesso è potere economico, si capisce. E per quanto a noi sembri che queste siano perfettamente eque, e magari tecnicamente lo sono, ma nella pratica non sono fruibili da tutti nella stessa misura, perché comunque si sa, le persone più ricche possono delegare, le persone più potenti possono comandare. Gli ultimissimi, quelli dei quali noi, diciamo classe media, non abbiamo neanche notizia perché non li conosciamo, comunque sono sempre più abbandonati, indipendentemente dalla tecnica che hai. E quindi
Ecco, ho cambiato la mia opinione su questo e al contrario credo che sia importantissimo per una società stimolare la coltivazione dei rapporti interpersonali e fare che siano duraturi, fare in modo che le persone riescano a capirsi, avere una certa, come si dice, empatia verso l'altro, di andare oltre i tecnicismi e di saperci aiutare. Perché quando tutto fallisce, questo comunque resta. Quando la tecnologia fallisce, questo è quello che resta. Nel momento del bisogno, sapere che hai alcune persone sulle quali puoi contare, alle quali puoi rivolgerti. E chiaramente, siccome questa è l'arma dei deboli, dei poveri, è chiaro che la società moderna tende a distruggerla, a fare in modo che anche tutte queste conoscenze di persone che tu puoi avere risulti sempre più inutile, per esempio limitando le persone stesse. Nel momento in cui tu hai il conoscente che lavora in banca, alla polizia, in ospedale, da qualsiasi parte, ed è sempre più controllato e non può fare una piccola decisione di scelta sua, è quello chiaramente ti rompe il sistema. Ti rompe il sistema, intendo per i poveracci, ecco. Però ecco, questo è quello che volevo dirvi, quindi tenetevi stretti i vostri amici, coltivate relazioni con altre persone e se potete mandate i figli a scuola. Ciao ciao.